La partita di settembre per i Colorado Rockies che affrontano una partita in casa ai Toronto Blue Jays, in una partita che appunto inaugura l'ultimo mese di stagione regolare della MLB per decidere definitivamente chi andrà ai playoff e chi invece rimarrà escluso. Colorado è una contender in questa stagione per i playoff nella sesta puntata della Zero to Hero Challenge. Toronto invece inizia malissimo questa partita. Strikeout looking per Bo Bichette che guarda questo lancio al limitare dell'area di strike di Kyle Freeland e il figlio di Dante viene subito eliminato. Primo out nella parte alta del set in una partita che vede Colorado in vantaggio 1-0. Il battitore dopo però è Vladimir Guerrero, una superstar di questo gioco. Lancio di Freeland che ha una fastball in mezzo al piatto ed è un errore del lanciatore. Questa va nel parcheggio! Vladimir Guerrero pareggia i conti al Coors Field. Super Pepi della superstar domenicana, 34esimo fuori campo per Vladimir Guerrero che ha capito subito di averla sbattuta fuori. Il pareggio dei Toronto Blue Jays che evidentemente si appellano alla forza della superstar domenicana. Vladimir Guerrero Jr. ha messo fuori questa palla a velocità supersonica, una fastball impattata a 90 miglia orarie, uscita praticamente oltre le 100. Erroraccio di Kyle Freeland che mette questa palla in mezzo al piatto e Guerrero non se lo fa dire due volte. Sbatte fuori questa palla al centro a 433 piedi, un fuoricampo molto profondo. Ed è 1-1 dunque al Coors Field, tutto da rifare per i Colorado Rockies che avevano costruito il vantaggio negli inning precedenti. C'è però una grande occasione nella parte bassa del settimo. Chris Bryant affronta Mitch White che viene salutato così dall'ex superstar dei Chicago Cubs. Fuori campo anche di Chris Bryant, una line drive che finisce direttamente oltre le recinzioni del Coors Field, palla impattata internamente ma comunque sbattuta fuori, 26esimo fuori campo in stagione per Chris Bryant che appunto sta tornando a quei livelli che l'hanno visto assoluto protagonista ai Chicago Cubs ai tempi del titolo nel 2016. Una media battuta molto alta e appunto 26 fuoricampo sono le statistiche importanti per Chris Bryant che festeggia il fuoricampo del 2-1. I Colorado Rockies dunque tornano in vantaggio. Rivediamo il lancio di White che viene impattato da Chris Bryant. Era un ball abbastanza interno per la verità, ma Chris Bryant gira lo stesso e se ne frega. Fuoricampo del 2-1, palla che è uscita a 385 piedi, niente a che vedere col fuoricampo di Guerrero di poco fa. E dunque 2-1 al Coors Field di Denver e quando c'è la partita chiusa arriva la garanzia Pierce Johnson, però Bo Bichette non è d'accordo nel far perdere i Toronto Blue Jays e spara questa palla nell'angolo morto a sinistra. È un doppio per il figlio di Dante, una palla impattata bene dall'interbase dei canadesi, 33esimo doppio in stagione per Bo Bichette. C'è speranza dunque per i Toronto Blue Jays nel provare a rimontare, chissà forse anche vincerla. Ha scavalcato qui Harold Castro nel replay. E 2-1 comunque, ma uomo in seconda e due out. L'ultimo battitore è John Springer che finisce però strikeout. Pierce Johnson la porta a casa. I Colorado Rockies vincono 2-1. Una partita comunque equilibrata contro i Toronto Blue Jays. 13esima vittoria in stagione per Kyle Freeland, 37esima addirittura per Pierce Johnson per quanto riguarda il conto delle salvezze. E con questa condizione possiamo passare alla prossima partita di questa puntata della Zero to Hero Challenge. Siamo all'Oracle Park di San Francisco, California, Colorado Rockies. San Francisco Giants sfida all'interno della stessa divisione, due squadre che peraltro si contendono il posto ai playoff. Colorado è prima nella divisione, mentre San Francisco è terza. Per i Giants è entrato Andre Desclafani, per i Rockies nel box di battuta c'è Will Smith. Desclafani si prepara al primo lancio, Will Smith però lo impatta così e lo sbatte fuori, oltre alle recinzioni dell'Oracle Park, fuori campo da due punti. Will Smith finalmente si dimostra, anche controllato da me, un giocatore pagato per quello che è, ovvero una superstar, 22esimo fuori campo in stagione per l'ex ricevitore dei Los Angeles Dodgers, 5-3 per i Colorado Rockies. Will Smith porta a casa anche Chris Bryant ed è 5-3 per i Rockies che dunque sbloccano questa situazione che era di parità fino al momento in cui siamo entrati in partita. Anche questa palla impattata perfettamente da Will Smith, sparata a 400 piedi, 110 miglia di uscita della palla, una palla per la verità in mezzo al piatto. Il partitore successivo è CJ Cron, il nostro miglior fuoricampista. Lancio di Desclafani, giro di mazza di Cron, lungo e profondo al centro ed è fuori campo anche questa.
Back to back jacks per i Colorado Rockies. CJ Cron mette il fuoricampo del 6-3, 37esimo fuoricampo in stagione per il prima base ex Los Angeles Angels of Anaheim. Colorado con i suoi due grandi fuoricampisti, ovvero Will Smith e CJ Cron, castigano De Sclafani, castigano i San Francisco Giants. Fuoricampo back to back vuol dire che due battitori hanno effettuato consecutivamente un fuoricampo. Prima Will Smith, adesso CJ Cron a 411 piedi al centro, nel punto più profondo dell'Oracle Park. 6-3 per i Colorado Rockies. E qui, quando c'è una salvezza in atto, entra come sempre Pierce Johnson. La schermata l'abbiamo vista. Pierce Johnson va per le 40 e direi che possiamo certificarle, anzi no, perché Yastrzemski batte questa palla che scavalca Randall Grigio, che si inventa una difesa da amnesia. Triplo per il nipote di Carl, che vinse la tripla corona nelle epoche passate del baseball. Terzo triplo in stagione per Mike Yastrzemski. Rivediamo il bunny hop inutile di Grichuk, che si fa scavalcare. Triplo per Yastrzemski, c'è speranza ancora per i Giants. Ma dicevamo, Pierce Johnson è una garanzia e direi che possiamo fare 40 salvezze, perché la Monte Wade Jr. viene eliminato da Adam Duval. Ball game all'Oracle Park, 6-3 per i Rockies. Vince Dustin May la 17esima, la salva Pierce Johnson e fanno 40 in stagione, terzo miglior closer della Lega. E con queste condizioni ci trasferiamo nell'ultima partita di questa sesta puntata della Zero to Hero Challenge, ancora contro i Giants, ma stavolta Arcos Field di Denver, Colorado. È una partita importantissima perché, come vediamo dalla classifica della NL West, Colorado è prima, 93 vittorie, San Francisco è dietro a 11 partite di distacco, 82, ma se Colorado vincesse questa partita significherebbe solo e soltanto una cosa: playoff automatici, che sia tramite wild card, che sia tramite divisione, poco cambia. È fondamentale mettere dunque delle valide, dei punti per assicurarsi la vittoria in una partita che è comunque vinta per il momento 9-4. Chris Bryan comunque mette questo singolo che alimenta l'inning, siamo nella parte bassa dell'ottavo, appunto più 5 per i Rockies, adesso due uomini in base per la formazione di Denver con un solo eliminato. E con questa situazione abbiamo Jacob Junis sul monte di lancio per i Giants, Ryan McMahon per i Colorado Rockies, che batte Brandon Crawford con una presa sensazionale, doppio gioco che prova a concludere San Francisco ma che non si chiude. E questo doppio gioco mancato, attenzione, che potrebbe essere sanguinoso per i Giants, ma Brandon Crawford ha fatto una giocata sensazionale che rivediamo. McMahon la batte in campo opposto, tuffo di Brandon Crawford, superstar dei Giants, assiste poi in seconda, il doppio gioco però non si completa per pochissimo. Salvo McMahon in prima e quindi corridori agli angoli, due out, in battuta il numero 7 del lineup, Adam Duval, un altro grande acquisto di luglio per i Rockies, che batte questa palla che scavalca gli interni, è un singolo per Duval, entra il punto del 10-4 e di conseguenza lo scopo per i Rockies è stato evidentemente compiuto, mettere un punto in più sul tabellone per arrivare in questo momento nell'ultimo inning con un vantaggio rassicurante. Ma appunto San Francisco non è d'accordo, Brandon Crawford, dopo aver giocato molto bene in difesa, gioca molto bene anche in attacco, arriva il singolo che alimenta l'ultimo inning per i San Francisco Giants, che devono rimontare 6 punti per pareggiare e 7 per vincere. Prova a battere Roberto Perez, questa palla che però si alza ma non è profonda, out al volo di Adam Duval. Due eliminati per i Colorado Rockies, che hanno soltanto un'eliminazione da fare prima di certificare ufficialmente i playoff nel 2023 in questa Zero to Hero Challenge. Matt Bailey prova a prolungare il discorso ma non c'è niente da fare, arriva l'eliminazione proprio di José Ureña che chiude il discorso. I Colorado Rockies vincono 10-4 e questo significa solo e soltanto una cosa: è post season nel 2023 per i Rockies. Adesso ci sono le ultime partite della stagione prima di concentrarsi nelle ultime puntate di questa sfida. In questa post season sorprendente il manageriale di Colorado, e adesso ci sarà semplicemente da divertirsi. Ci vediamo settimana prossima con la prossima puntata. Il saluto da parte di Matthew Torgan.